Ciao a tutti ragazzi, sono Marti Drago Steak TV. Eccoci qua in un breve, ragazzi, sneak peek riguardo a Clash of Clans. Ragazzi, novità, nuova struttura, ovvero la torre bombardiera a partire dal municipio livello 8. Ragazzi, vi vado a leggere un attimino quello che c'è scritto quindi sul sito ufficiale di Clash of Clans, nel caso non siete di solito abituati a guardare il sito, e dunque andrò a dirvelo qua direttamente in voce mentre guardate un breve gameplay, ragazzi, da parte degli sviluppatori e riproposto dunque da Galadon, anche lui stretto collaboratore della Supercell. Ragazzi, le torri bombardiere causano un'esplosione a breve raggio quando vengono distrutte, castigando le truppe da mischia che si sono avvicinate senza un piano ben calcolato. La loro comparsa nei villaggi permetterà maggior margine di manovra nel bilanciare gli attacchi di truppe in massa, che hanno sempre oscillato troppo facilmente tra estrema efficacia ed estrema inefficacia. Dunque, signori, una torre bombardiera molto simile a quella di Clash Royale, come dice anche Galadon stesso. Inoltre, ragazzi, punti ferita della strega sono stati aumentati di molto e danni invece aumentati leggermente. Le streghe infatti sono ora molto più resistenti e riescono a farsi strada più facilmente attraverso il fuoco nemico. Le torri bombardiere tuttavia sono un ostacolo terribile per le loro orde di scheletri, verissimo. Inoltre la Supercell scrive che è stato rimosso una cosa, ovvero che le bombe giganti adesso non infliggono più danno 1,5 per al domatore di cinghiali. Desidera la Supercell che i piani per l'uso del domatore, dei domatori, si concentrino maggiormente sulle torri bombardiere, giusta cosa, invece che sulle bombe giganti. Questo ragazzi è lo sneak peek, fatemi sapere dunque per questo breve video cosa ne pensate qua sotto nei commenti, ragazzi, se avete ripreso soprattutto a giocare a Clash of Clans. Ci vediamo ragazzi dunque prossimamente con un altro nuovo video, mi raccomando non mancate perché vi sto preparando anche un deck su Clash Royale molto molto figo. Ciao ragazzi!